Tradizione del concorso scolastico, il nostro Rosone, arrivata quest'anno alla 24esima edizione, è nata nel 1997. Ideatrice e promotrice è stata la collega Anna Rita Rasetta, oggi scomparsa. Noi abbiamo voluto continuare e sviluppare ulteriormente questa iniziativa. Diamo ora la definizione del Rosone. Forma di fiore, con ricca decorazione aperta sulla facciata principale delle chiese. Il rosone deriva direttamente dagli oculi paleocristiani e fu adottato largamente durante il periodo romanico e gotico. Particolarmente grandiosi si pensa ai 13 metri di diametro del rosone di Notre Dame a Paris. Sono i rosoni gotici francesi. Il rosone sopravvisse ancora nel Rinascimento. Brunelleschi lo adottò come elemento nel tamburo delle cupole e scomparve definitivamente nel Barocco. Il significato simbolico del rosone è in stretta relazione con il cerchio che, come linea infinita, senza inizio e senza fine, è simbolo di Dio e con la ruota simbolo di eternità. E si allude anche al sole, simbolo di Gesù, e alla rosa, simbolo di Maria. Era chiamato probabilmente anche ruota della fortuna. Il rosone della chiesa di Santa Maria Maggiore a Pianella è l'elemento di maggiore spicco della facciata. È possibile notare particolari dell'iconografia. Uno di questi è la testa di un uomo dalla parte superiore del rosone che emette e divora i racemi digitali. Il viso dell'uomo è un antico simbolo del rapporto con la madre terra e i rami appartengono alla vite, una pianta il cui frutto è frequentemente citato nelle sacre scritture, considerata come simbolo di Cristo e del suo sacrificio, nonché quindi della fede cristiana. Noi abbiamo voluto ispirarci a questa simbologia adattandola alla nostra realtà, per cui il tralcio di vite, già simbolo della Chiesa, acquista quello di un forte legame fra ragazzi in ambito scolastico, dove condividono esperienze e apprendimenti, diventando così i tralci che produrranno dei buoni frutti. Così il rosone diventa il nostro rosone. L'incontro con l'arte vuole essere una ricerca di creatività e di stimolo ed educazione al giudizio critico. Attraverso l'arte la scuola vuole insegnare ai ragazzi come essere affascinati e stimolati dalla realtà. Come dice Paul Klee, l'arte non produce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. Essa vuole sviluppare nei ragazzi una creatività ordinata e produttiva,
simulando un uso più consapevole dei vari linguaggi visivi, sonori e corporei e interiori della quotidiana età scolastica. Thank you.